Ciao amici, oggi prepariamo le zucchine alla scapice. Gli ingredienti sono 500 g di zucchine, 80 g olio extravergine di oliva, 40 g di aceto di vino bianco, 2 spicchi d'aglio e menta quanto basta. Primo step, lavare le zucchine prima di tagliarle. Togliere l'estremità della zucchina e poi tagliare a rondelle di uno spessore di circa 3-4 mm la zucchina. Dopo averle tagliate, questo spessore qui 3-4 mm, abbiamo due opzioni: o le inseriamo in uno scolapasta e cospargiamo su tutte le zucchine un po' di sale e lasciamo che tutta l'acqua di vegetazione delle zucchine fuoriesce, oppure in una teglia forata con carta forno le posizioniamo una distante all'altra e le faremo essiccare al sole e le lasciamo all'aria aperta per circa 4 o 5 ore. Io ho scelto la seconda opzione perché avevo tempo. Se avete poco tempo, cospargete di sale. Una volta che le mie zucchine si sono essiccate al sole, in una padella riscaldiamo l'olio di semi e una volta che l'olio è arrivato a temperatura ottima inseriamo le nostre zucchine a rondelle. La cottura deve essere 4-5 minuti quando le zucchine vengono dorate e le facciamo scolare in un recipiente con della carta assorbente. Poi prendiamo una pirofila e inseriamo le nostre zucchine cotte fritte ancora calde. Una volta inserite aggiungiamo 80 g di olio, ma anche a piacere. Poi inseriamo nella stessa pirofila un po' di sale quanto basta, aceto di vino bianco 40 g ma sempre a piacere, la menta, foglie di menta e 2 spicchi d'aglio tagliati e la facciamo riposare in frigorifero per un'ora. Ecco le nostre zucchine alla scapice pronte. Se ti è piaciuto il video clicca mi piace, iscriviti al mio canale. Grazie!